Allora, io in questo momento, e quindi definitivamente, sono candidata come capolista della lista noi moderati, che è diciamo così la parte moderata del centro-destra eh, nel sud della Toscana, quindi Arezzo, Grosseto, Siena, Livorno, quindi è il collegio plurinominale posto numero, numero uno. Rimarrò qui, quale che sia l'esito, perché questa è una lista che nasce proprio per dare impulso, per dare voce agli amministratori locali, quindi sarebbe quasi una contraddizione in termini, in termini assoluti. È stata una delle cose che ho in qualche modo tra virgolette, trattato, nel senso che per me la priorità è questa città, perché abbiamo preso l'impegno con i cittadini perché di fatto anche le mie scelte politiche degli ultimi anni sono state tutte segnate nella voce degli amministratori, nella valorizzazione di un civismo che sapesse essere cordiale con i partiti ma autonomo e fortemente territoriale e questa è un po' la nostra storia. Abbiamo come riferimento un presidente di regione che è Giovanni Toti, un sindaco che è Luigi Brugnaro di Venezia, e quindi è evidente che la passione del territorio è il motore primario di, questa, eh, di questo contributo che diamo al centro-destra, avendo sempre ovviamente partecipato e parteggiato per questa parte politica, senza ideologie però, senza steccati però, essendo un po' rompiscatole, eh, parlando ovviamente con tutti e portando un'esperienza che comunque è l'agenda Draghi da una parte e l'agenda della signora Maria dall'altra. La signora Maria, che cosa eh, secondo lei si aspetta ecco, da una Lucia Tanti che venisse eventualmente letta? Che possa portare la voce di questa città, di questo territorio, ma anche dei problemi emergenti che le famiglie aretine, e toscane, stanno vivendo, e quindi, nell'ordine, il tema del lavoro, il tema dei grandi anziani e quello del rapporto tra il privato e il pubblico nelle risposte sociosanitarie. Queste sono un po' le tre macro aree che, anche in funzione delle deleghe che ho avuto in questi sette anni ormai, ho potuto mettere a maturazione. Quindi, il contributo che noi portiamo è questo. Quindi, una forte anima di concretezza eh, deideologizzata, completamente focalizzata sui problemi che ci sono, che come sappiamo non sono né di destra né di sinistra, ma sono problemi.